E alla fine è giunto il momento. Siamo su Motorhome della Imer, un classico Imer Mobile per intenderci. Ricordiamoci che la Imer è l'azienda che ha inventato il mercato dei motorhome in Europa. Detto questo, procediamo, perché questo non è un motorhome Imer classico, è un Dynamic, ovvero è un super compatto, se mi si concede il termine, che in realtà non è proprio un motorhome classico da guardare coi canoni classici. Questo è una sorta di pugno nello stomaco, perché diciamo che l'anello di congiunzione è il punto di non ritorno, è il primo motorhome veramente vicino alla concezione automobilistica. Si parla sempre del fatto che gli autocaravan in Europa devono arrivare a essere sempre più auto, bla 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 bla, paroloni, convegni e cose del genere. Ma questa volta ci siamo, e ci siamo, lo vediamo da vari punti di vista. Ci sono varie prospettive su questo mezzo, per vedere che questo Dynamic non è più un motorhome che classico, cioè una caravan con dentro il motore, per intenderci, ma andiamo oltre. Per dirne una, la prima rivoluzione, ecco se mi si alza un po', grazie. Ringrazio chi è dall'altra parte, la gentile operatrice di questa volta, non dirò chi è, ma si sposa tra poco. Allora, dicevo che partiamo dai mobili, ad esempio. I mobili sono particolari perché, ok, li vedete, sì, va bene, carino il design stondato, bla 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 bla, questo va a gusto, è bellissimo, eccezionale, fantastico, guardate che carino, anche il design che ha, ma soprattutto la cura dei particolari, perché qui le giunzioni si giungono, cioè nello stesso punto, non vanno una sopra una l'altra come succede altrove. E dicevo, ma la cosa importante è che i mobili qua nell'anima hanno un telaio che è in alluminio, cioè non è più il mobile classico, quello della Sciura Maria, che è la Sciura Maria in casa, su cui viene attaccato il pensile, cioè una struttura in legno con attaccato il pensile. Qui la parte, lo scheletro, il punto d'appoggio è in alluminio, e questa è una concezione molto automobilistica, incredibilmente automobilistica. Questo è un mezzo che è anche abbastanza stretto, oltre che corto, perché è più automobile che camper, anche se so che può essere una forzatura. Ricordo che 20 anni fa c'erano quelli che vendevano, c'era pubblicità dei motorhome al posto della monovolume, quindi una roba lunga 8 metri. Invece in questo caso devo dire che ci sono molte cose che fanno vedere che ci siamo quasi. Per esempio, altro punto, oltre ai pensili di cui abbiamo detto, i mobili, guardate il lavandino e il piano cottura è molto simile a quello di un furgonato. Questo significa che c'è una ricerca di sfruttare le dimensioni, che sono sì compatte. Significa che se volete un mezzo per 12 persone con doppi servizi e 4 camere da letto, non è il mezzo vostro. Ma se state cercando qualcosa che sia molto automobilistico, che abbia delle prestazioni anche telaistiche molto simili a quelle di un'auto, con una maneggevolezza, con un brio, con una facilità di guida, allora qua ci siamo. Questo, ripeto, giusto perché non si era capito, è il punto di non ritorno. Venite un attimo a vedere se la mia gentile operatrice, che tanto se non riprende bene poi non la facciamo più sposare. Guardate il bagno è il classico multifunzionale della Imer. La Imer qua ha insegnato a tutti, guardate che capolavoro, cioè oltre al WC abbiamo tutto quello che ci deve essere, inclusi anche due specchi degni di questo nome. Aspettate che io intanto mi abbasso. Ciao. Con anche il box doccia, il tutto in dimensioni veramente da furgonato, cioè un van ha queste dimensioni. E su questo mezzo l'avere questo tipo di dimensioni può avere un senso, un significato. Altra cosa, il letto,
Allora, che nessuno si azzardi a dire che, guardate un po', nessuno si azzardi a dire che questo matrimoniale è un matrimoniale stretto, perché in realtà il matrimoniale, scusate, è un motorhome, è di là. Questo è un letto che va benissimo per una persona. Il matrimoniale è qua sopra. Ma adesso di qua scendiamo, perché c'è qualcosa sull'esterno che dovete vedere per forza. A tra poco, noi intanto scendiamo. Operatrice, clic. I particolari, sono i particolari quelli che contano, venite un po' a vedere. Pazzesco. Porta? Hopla! Guarda un po' che succede. Eh? Incredibile. Ah, a proposito, è Project 2000, vedi in Italia. Carino, dai, lo rifacciamo. Forza! Hopla! E poi non venite a dirmi che non ci hanno pensato. Hanno pensato a qualunque cosa. Guardate un po'. L'estetica, diciamo. La linea è studiata per avere un CXS particolarmente favorevole. Chiunque ne sappia di aerodinamica, dai veri ai presunti ingegneri, sa che il coefficiente di penetrazione aerodinamico in sé non vuol dire nulla. Quello che conta, la cosa più importante, è il CXS, cioè la sezione frontale, che in un camper, soprattutto in un motorhome, è una sorta di muro. Qui è stato rastremato nei punti giusti, per cui abbiamo la parte superiore che è stata rastremata, ma non facendo due disegni di matita come altri fanno. Qui è stato studiato appositamente, il taglio è stato fatto apposta per coinvolgere nel migliore dei modi il flusso dell'aria. Altra cosa, i fari hanno un design fatto apposta per far defluire l'aria in maniera corretta, riducendo l'attrito sulla sezione frontale e anche la parte posteriore, la parte sottostante, non posteriore, scusate, perché forse non devo bere troppa acqua mentre mangiamo. Comunque, se vedete, e qua lo si vede meglio, è anche lei inclinata nella maniera giusta per poter permettere di far defluire l'aria anche da sotto nel migliore dei modi. Cioè, quello che voglio dire è che questo mezzo puzza di ingegneria automobilistica in ogni sua vite, in ogni suo bullone, in ogni cosa che è stata fatta. Dopodiché l'invito è quello di andarvelo a vedere, perché è l'unico modo per poter scoprire le centinaia di particolarità che ha questo mezzo. O peculiarità, vabbè, ditelo come volete, l'importante è che andate a vedere e poi fateci sapere se non abbiamo ragione, dicendo che questo è il punto di non ritorno, è l'anello di congiunzione, è il punto da cui si parte per andare verso le auto. Ciao, alla prossima.